Vedo se c'è Luca Minus, le faccio rifornimento. Prima di andare via, ti voglio fare il rifornimento. Sì, mi devo fare il rifornimento. Non ha un po' da... Dovrei stare un po' solo. E Luca Minus? Dovrei stare un po' solo. Aspetta, no, sai chi è? Venite a fare i rifornimenti. Non c'è niente a fare. Il rifornimento, che acqua io non ce l'ho più, eh. Non lo dici? Sì, mo che saliamo a Mafraura, forno a me. E infatti, mo tu stavo dicendo. Quando ho preso un po' di acqua. Acqua. C'era sopra, ma... Quando ho avuto un po' di... Ma sai che è finita? Sì. Che sei capace a te? No, 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 vado qua. Vado io, là. Buongiorno a tutti, anche se purtroppo facendo la cronaca ci occupiamo di giorni che non sono sempre molto belli. Siamo a Pisticci, nella zona dell'ex mattatoio. Con noi c'è il sindaco Domenico Albano. Siamo circondati dal fumo e siamo qui nella zona dove si è sviluppato un incendio pericolosissimo da giovedì sera. Sindaco, avete passato giorni brutti? Sì, buongiorno a tutti, sono giorni brutti. Da giovedì sera che c'è stato un incendio iniziato in prossimità della Basentana e poi è arrivato fin su verso il paese. Si è cercato di domare insomma, prima vicino alla galleria e adesso stamattina è arrivato proprio alle porte del paese, proprio alle spalle dell'ex mattatoio. È stato donato per tutta la giornata di ieri, hanno lavorato squadre di terra, ci hanno detto quattro squadre almeno, hanno lavorato volontari, la vostra protezione civile, i vigili urbani, i carabinieri indagano, sono arrivate due Canadair, un elicottero. È difficilissimo spegnere le fiamme in questi calanchi. Sì, è difficilissimo perché non ci sono vie d'accesso, poi la vegetazione è folta, c'è la pineta, adesso abbiamo un punto critico da monitorare da quella parte e giù che stanno monitorando, perché là se passa quel fronte può arrivare dall'altra parte, arriva nel Loreto, quindi può arrivare dall'altra parte del paese, lo stiamo monitorando. Io voglio ringraziare... Ci sono, sindaco, prima dei ringraziamenti, scusami, ci sono stati momenti di paura anche perché le fiamme potevano aggredire l'abitato. Sì, ci sono stati momenti di paura ieri sera perché è arrivato proprio a ridosso dell'abitato vicino alla galleria. Abbiamo dovuto chiudere la galleria fino a tarda sera, fino alla luna stanotte perché erano proprio arrivate qua. E stamattina è stato proprio a ridosso di alcune abitazioni ed è stato spento proprio in tempo. Sembra calma adesso la situazione, calma tra virgolette, ma il vento e il caldo potrebbero riaccendere il rogo. Purtroppo sappiamo che può sembrare calma, ma da un momento all'altro qualche focolaio può prendere, diciamo, può rivitalizzarsi e dare problemi, quindi bisogna stare sempre sul pezzo e vedere. I vigili del fuoco stanno monitorando bene la situazione. Non ci sono Canadair stamattina, i elicotteri, perché sono destinati in altre zone. E comunque la situazione sembra tranquilla. A questo momento sembra, tra mezz'ora potrebbe essere di nuovo tragica. Sì. Senti, volevi fare i ringraziamenti, veloce con i ringraziamenti. Devo ringraziare i vigili del fuoco perché ci sono squadre, giusto, che hanno fatto, diciamo, dei turni massacranti, sono stati 24 ore, la polizia locale, la protezione civile, i NOV, tutti quanti, quelli che si sono, i volontari che si sono adoperati tutti quanti. Hai scritto su Facebook probabilmente doloso, ma se, come mi hai detto anche telefonicamente, le fiamme hanno preso origine nella zona della galleria e nella zona dell'abbazia del Casale contemporaneamente, sembra che il dolo sia acclarato. Questo non lo possiamo dire, è chiaro che non parlare di autocombustione, insomma, non esiste. È un po' difficile. Purtroppo
Si saranno fatte le indagini, ci sarà il verbale pure dei vigili del fuoco per mi pare che indagano alcuni, i carabinieri, è confermato. Stanno indagando sia la polizia che i carabinieri, stanno indagando per venire a capo di questo. È un po' difficile, diciamo, che tutto avvenga così. Bisogna capire se questo incendio è doloso, colposo, oppure se è doloso da un punto di vista penale. Bisogna capirlo, perché è un peccato vedere centinaia di ettari di bosco e di macchia distrutti, cioè, è impossibile. Non si può pensare. Sindaco, se tu avessi di fronte adesso gli incendiari di Pesticci, cosa gli diresti? Cosa gli direi? Gli direi che non hanno a cuore niente nel loro paese, nell'ambiente, nella vita, non hanno a cuore niente, sono dei poveri. E allora noi aggiungeremo alle parole di Domenico Albano che sono dei maledetti incendiari, gente senza cuore, come diceva Domenico, che non hanno veramente, non capiscono il significato di alberi, di natura, di ambiente. Hanno attaccato Pesticci come città, sindaco, e questa è una cosa che secondo me la offende. Eh sì, questo la offende, purtroppo, diciamo, noi viviamo sempre siamo sempre alle prese con questa problematica, purtroppo. E non c'è fine, ogni anno chi mi ha preceduto ha avuto gli stessi problemi, purtroppo c'è questa, se è stato doloso, c'è questa gente che non vuole bene a nessuno, né al suo paese, né all'ambiente, né alla vita. E noi a questo punto auspichiamo che le indagini delle forze dell'ordine diano un volto ed un nome a coloro i quali hanno attaccato l'ambiente, la natura e la città di Pesticci. Speriamo che una volta tanto gli piromani siano individuati e scoperti e assicurati alla giustizia. Come si chiama?